Un nuovo trailer per Leggende Pokémon Arceus è stato shadow droppato su YouTube e vediamo le novità che porta con sé. Volti nuovi della regione di Hisui. L'anteprima era davvero carina, c'era una ragazza che suonava il flauto cielo, forse. Perché comunque sì, alcuni oggetti li hanno rivisti, l'arte è diversa. Abbiamo due team, Team Diamante e Team Perla. Questa cosa era un po' intuibile. Dai guardiani che avevano stemmi diversi, oltre al colore della divisa. Rapan. Abbiamo Damon, reggente. Il leader del team diamante o il reggente? Ok, aspetta, ho letto un dialogo interessante. Reggente del team Perla, Perula. Lui dice, basta discutere. Rischio di fare infuriare Sommo Sinnoh. Oh, ma. Cioè, aspetta. Sinnoh come la regione che conosciamo oggi. Sommo? Può essere tipo una persona? O intende. No, dai, no, non può essere una. Non può essere lui. Ah, lei è Perula, reggente del team Perla. Lo squarcio? Il Sommo Sinnoh ha creato queste. Il Sommo Sinnoh ha creato queste terre affinché i Pokémon ci potessero vivere in libertà. Quindi Arceus loro lo conoscevano come Sinnoh. Oh cavoli. Azzarola. Questo è importantissimo. Stanno riscrivendo praticamente la storia. Ecco, lei suona il flauto. Non so se è flauto o cielo. Là ci sono Lavender, forse è tipo un avamposto. Incontra i mercanti della ditta Ginkgo. Ok, quello mi sa che è il simbolo dei mercanti specchiato. Perché anche su Animal Crossing c'è un simbolo simile, quindi potrebbe essere simbolo dei mercanti. Capo della ditta Ginkgo, Ginkor, Ginkor. E con la J. Oddio, lui mi pare Palmer. No, lui mi ricorda Corrado. Stessa faccia annoiata. Oh, quanti oggetti. Oh, le descrizioni degli oggetti. Revital Botch, ingrediente per la preparazione di strumenti che rianimano i Pokémon esausti. Mamma mia. No, vabbè. Erba repellente, che fa il repellente? Erba che cresce spontanea in ogni angolo di Hisui. Ha proprietà curative, ma è talmente amara che nessun Pokémon selvatico la mangia. Ah, quindi ci si fa le cure, non il repellente. Fungo utilizzato nelle preparazioni di offensive extra. Se mangiato gonfia i muscoli e rende più forti. Danza spaditola. Danza spada. Mamma mia. Che cacchio. Bellissimo. Mercante. No, vabbè. Ma che. Ma cos'è? Ma questa è Camilla. Ethelo. Ma questa è Camilla. Palesemente. Nell'artwork è lei. Antenato di Camilla, ovviamente. Boo. Wow. Ok, allora aspetta. Non è colpa di Game Freak. Attenzione. È colpa di Creatures, eh? Io lo dico ogni volta. Le animazioni e i modelli 3D li fa Creatures. Il design è di Game Freak e dei suoi collaboratori. Ma Creatures fa i modelli 3D. E le animazioni. Che poi Game Freak programmi un po' la bene e meglio, sì, ma le animazioni. Che poi Creatures non capisco, ha fatto anche belle animazioni. Ha lavorato anche a Pokémon Stadium. Ha lavorato anche con Genius Sonority per fare Colosseum e XD Tempesta Oscura. Che poi, sinceramente, con queste nuove rivelazioni che la grafica sia da PlayStation 2, sti cazzi, veramente. Allora, intanto lei ci dice: è vera la storia dello squarcio? Probabilmente lo squarcio che farà Arceus, o il Sommo Sinnoh in questo caso. Tra l'altro, Sorwan
pare che abbia arredato il suo studio. Prima era spoglio, c'era solo questo mobile, la scrivania. Ha messo una foto, ha arredato. Meno male. Il sommo Sin ha creato queste terre affinché i Pokémon ci potessero vivere in libertà. Quindi effettivamente noi, o meglio Perula, sente che noi umani siamo come se ci stessimo appropriando delle terre. Noi ci stiamo appropriando della libertà dei Pokémon selvatici, non va bene. E magari i Pokémon selvatici stanno in rivolta, i guardiani, proprio per questo motivo. Quindi effettivamente potrebbe essere che lei non crede allo squarcio nel cielo, però sta dicendo allo stesso tempo che Sommo Sinnoh ha creato queste terre affinché i Pokémon ci potessero vivere in libertà. Ma se non credi allo squarcio, che è poi il fulmine di Arceus che cade sulla terra e fa imbestialire i Pokémon guardiani, i Pokémon che poi ci attaccano, se quelli si arrabbiano, come fai a non credere allo squarcio nel cielo? E poi affermare che il Sommo Sinnoh ha creato queste terre per i Pokémon, per viverci in libertà. Poi vabbè, mercanti che ci vendono queste cose curative. Vediamo anche oggetti nuovi. Qua Camillo. Qua Boo che fa molto ridere. Lui per me è un antenato di Corrado. Dai, non è possibile che non sia lui. È uguale. Perché comunque sia, fino ad ora abbiamo incontrato tutti quanti antenati di personaggi già conosciuti. Il trailer giapponese ci dice qualcosa di diverso? No, ci fa vedere gli stessi personaggi. Allora, ok. Eccolo. Kongodan e Shinjudan. Sì, Shinjudan Leader e Kongodan Leader. Seki e Kai. Però in quello giapponese c'è anche Risa che fa parte del team di Damon. Abra che si muove a 2 fps, va bene. Ecco, la stessa cosa che c'è in quello italiano. Sinnoh-sama, il Sommo Sinnoh, ha creato appunto queste terre perché Pokémon ha creato... No, aspetta, ha creato la terra di Hisui. No. Qui lei dice che Sinnoh... Qui dice che Sinnoh-sama ha creato la regione di Hisui e non semplicemente le terre. Perché uno dice terra, ha creato la terra e via. No, ha creato la regione di Hisui per farci vivere Pokémon. Quindi da Sinnoh è partito. Oh cavolo. Potrebbe essere che Sinnoh è tipo Pangea? Cioè, quella che ora si chiama Sinnoh, Hisui, è tipo Pangea. E poi si è staccata piano piano e ha dato vita a tutto il resto. Potrebbe essere? Cioè, sarebbe una cosa assurda. Cosa? Darkrai? Pre-order? Come chance? Possibilità di prendere... Ah! C'è la possibilità di prendere Darkrai. Quindi c'è la quest proprio, aggiuntiva. Di Darkrai. Sarebbe interessante. No, comunque sia, il Sommo Sinnoh è una cosa che mi intriga davvero tanto. Perché vuol dire che Arceus aveva una forma diversa una volta. Io sono convinto che qui ci sia qualcosa tipo... una fusione tra Dialga e Palkia, perché è impossibile che la statua di Evopoli sia messa lì solo per non farti capire che forma avesse il Pokémon originario. Perché una volta su Diamante e Perla per Nintendo DS tu dici, ah, sembra sia Palkia che Dialga, ok. Possibile che in Legende Arceus non si abbia una fusione tra Dialga e Palkia? Può essere, perché le lastre dicono che dall'essere originario furono emanati due Pokémon che crearono tempo e spazio. Ok, boh, non lo so. Arceus deve pure avere una forma originaria. L'essere originario plasmò l'universo con le sue mille mani, con le sue mille braccia. Vogliamo dare una forma ad Arceus originaria, il Sommo Sinnoh? Ragazzi, ci sono tutte quante le potenzialità per far sì che Legende Arceus sia il miglior gioco Pokémon mai realizzato, ma per davvero. Io spero solo che il 28 gennaio non sia una data troppo vicina, perché uno può dire, ma ci staranno lavorando chissà da quanto tempo. Eh sì, però nel frattempo devono lavorare anche agli altri giochi. Il remake, ok, gliel'ha fatto qualcun altro, ma Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee l'hanno fatto loro, Spada e Scudo l'hanno fatto loro. Io più che altro su questo gioco l'unica cosa che vorrei è la storia.
della grafica non me ne frega niente. Vediamo come va.